ragazzi, sono Matteo della libreria Sapere Ubic di Senigallia e oggi per la rubrica The Book Advisor ci spostiamo a New York, quindi una città che ha raccontato tantissime storie e una in particolare è quella che vi volevo consigliare oggi, è un romanzo che mi è rimasto personalmente nel cuore, letto anni fa ed è Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Kammer. È la storia di un ragazzo poco più grande di voi, 18enne, che nella sua estate al termine delle scuole superiori, prima di andare, di scegliere cosa fare della sua vita, se andare all'università, se cercare altre strade, si trova in questa New York vuota, ovviamente svuotata dalla popolazione che è andata in vacanza, chi lontano, chi più vicino, e si trova a vagare per queste strade ripensando un po' a questi suoi primi 18 anni, a quello che saranno i prossimi momenti della sua vita, una vita molto particolare con genitori separati, un padre assente che crede che l'unico contatto con il figlio sia portarlo a pesca, una cosa che lui odia totalmente, e una madre eccentrica all'inverosimile, gestisce una galleria d'arte, si veste in maniera incredibile, però anche lei, che sembra essere l'unica persona a tenere in considerazione questo ragazzo, anche lei ha delle sue mancanze. Lui cerca però in queste mancanze di trovare un po' se stesso e una via di fuga da questa situazione. È un romanzo. È un romanzo veramente splendido e se devo darvi due motivi per leggerlo è innanzitutto perché è la storia di quel momento in cui tutti noi siamo passati o dove ci saranno delle scelte da fare, dove ci saranno delle difficoltà. E allora lì un romanzo del genere può aiutarvi a trovare il coraggio per fare determinati passi, per prendere determinate decisioni. E l'altro perché, insomma, questa New York vuota non la si vede tanto nei romanzi, ma è una New York diversa, è una città che non ha le mille luci accese come al solito, e quindi forse in qualche modo l'individualità del nostro protagonista viene fuori ancora più forte in mezzo a quei palazzoni semideserti e quelle strade gigantesche, ma insomma, calcate solo da lui. Wait,